visti che parlano di uscire dall'euro, gli altri che eventualmente non sanno che cosa dire rispetto a quelli che sono i problemi del nostro paese. Io voglio dire, voglio dare solo una risposta perché mi ha sollecitato all'apertura un ragionamento che ha fatto Giovanni. Perché non abbiamo presentato la legge? Ci sono dei momenti della vita che una persona, come un partito, un'associazione, deve fare delle scelte. È inutile che di fronte a un sistema elettorale come quello europeo e come si vuole calare in Italia, un partito che rappresenta un X% che non riesce a mandare i propri rappresentanti nel Parlamento dove si decide, presentare la legge. Questa è stata una prima riflessione, così come abbiamo fatto il Parlamento nazionale. In una lista del PD oggi teniamo 5 deputati e 2 senatori, noi ci auspichiamo, speriamo che nel Parlamento europeo su 4 candidati del Partito Socialista avremo 4 socialisti nel Parlamento europeo che sono stati assenti negli ultimi 5 anni. Questa è la nostra scommessa. E assieme a questo c'è un'altra ancora più grande per noi. Finalmente abbiamo convinto una parte della sinistra riformista dell'Italia, il PD e quella parte popolare della sinistra, ad aderire al Partito Socialista Europeo. Voi pensate che questa è poca cosa? Io credo che questo è l'inizio di una rivoluzione politica che se noi siamo gli attori principali nelle prossime ore, riusciamo a far uscire tante voti al PD, ma tante preferenze a Mario Sertini, incominciamo anche il nostro paese a voltare pagina e a cercare di nuovo mandare i socialisti a rappresentare i veri bisogni dei nostri giovani, perché l'unica ricchezza che noi teniamo nel nostro paese oggi sono i nostri giovani, la loro intelligenza, la loro capacità. Allora, caro Mario, noi ti affidiamo a te, come abbiamo affidato a Marco, e devo dire la verità con grande soddisfazione, ma rispettando quello che gli abbiamo affidato, di non dimenticare le necessità delle nostre popolazioni. I giovani vogliono lavoro,